pasta. Due spaghetti alla bolognese. Allora, un chilo di pasta della Pastani. Maccheroni premium qualità. Ah, che scherzio. Adele, figlio da pollo, che fece una palla di pelle di pollo. Allora, due buste di Italia bolognoschi sugoschi. Una busta di paprika comprata alla stazione di Serraglio. Sale e pepe, in una cosa normale. Cipolla, io filizza, perché quella fresca gli faceva fatica. Allora, olio, non si sa che olio è. Si va a tagliare il nostro pollo, il pollame. L'incerata per proteggere il tavolo, come usava, ce l'aveva la mia nonna nel 91. E si va a mettere in questa ciotolina in dove si fa abbeverare gli uccellini. Andiamo a salare e pepare il nostro ragù di gallina. Che non ha visto la gallina nel ragù bolognese, lo sa altro che lui. No, ma là è pavimento, no, ganzissimo, e la rondelle gli usa ganzo. Allora, questa spezia misteriosa è da essere la cipolla essiccata. Un filo d'olio a crudo, olio di mais d'oliva. Poi con le mani, perché con la mestolina gli faceva schifo, si va a rimestare. Lui si deve essere fatto una sega 2 minuti prima, perché c'è ancora la nebbia nelle mani. Allora, sì, si va a rimescolargliene. Facciamo saltare in padella per 2 minuti il nostro sugo. Poi si fa cuocere. Che gli ha buttato? Che gli ha questa schiumata? Osti? Che gli ha buttato lo sverto per i piatti? Ci ha messo il balsamo, almeno gli va più morbida. Allora, oh, dopo 40 minuti di rottura sono diventati buatini. Che ci ha messo il vinavil? Il che gli è coppale codesta, via. Comunque, una ricettina per il pranzo domenicale con parenti. Una bella sgrattugiata di ace candeggina a scaglie e rizzati. Sì, e se tu mangi un boccone di testa ostie e ti si mette per tradisce nello stomaco, voglio vedere come tu fai a ricacarla. Lascia un like anche alla nuova pagina, i Bellini Official Page.